Buongiorno amici delle rane. Allora, come potete notare, oggi non siamo sulla meravigliosa, stupenda, solitudinaria, riservata, assolata, terrazza, ma ho deciso di portarvi in mezzo all'inferno ed eccoci qua. Guardate un po'. Questo è una minima, piccolissima parte del bordello che c'è a Sanremo in questi giorni. Eccoci qua. Questo è un formicaio che continua di qua. Laggiù in fondo c'è l'Hotel de Paris, che è il quartier generale di Island, e basta, qua è tutto una... Insomma, c'è molta gente che sta comportando come me, cosa che io di solito ritengo ridicola, ma per voi e solo per voi la faccio. Detto ciò, mi piazzo un attimo qua. Qua comunque, beh, per darci una localizzazione, siamo in via Matteotti, che è proprio la via più centrale di Sanremo, a quanto mi pare di aver capito. E qua facciamo un commentino sulla serata di ieri, delle cover, di quello che sono riuscito a vedere, delle cover, perché poi ho avuto in mezzo un appuntamento social molto molto divertente che vi racconterò. Ma andiamo con ordine. Ariete San Giovanni, centro di gravità permanente di Battiato, beh, insomma, pezzone, grande, grande responsabilità. Devo dire che è stato ok. Il commento più giusto è ok. Ok, che ne dite di ok? Will Michele Zarrillo, 5 giorni di mete, ok uguale, perché è stato tutto cantato alla grande, per quel che mi ricordo. Eravamo dentro il Lido Mengoni a guardare questo inizio di puntata, e comunque c'è stata invece grande, grande partecipazione della sala, ecco, questo posso dire. Non tanto mia quanto della sala, tutti hanno iniziato a cantare, e quindi pare che sia piaciuto parecchio. Elodie Big Mama, American Woman, è stato un momento incredibile invece, sia per come sono scese Elodie e Big Mama, come si sono presentate questo calore incredibile. Ma soprattutto, e invece questa è una cosa più personale mia, perché io adoro quella canzone, la scoprii, non so in quale passato non troppo recente, in American Beauty, che è uno dei miei film preferiti. E quindi, insomma, tra Elodie e Big Mama e il brano Figo, direi che è stato un grande grande momento. Grandissimo anche il momento dopo, perché Olly e Lorella Cuccarini con La notte vola mi hanno fatto volare di brutto. È un pezzo che io quest'estate sono sicuro che metterò spesso nelle playlist Spotify delle cene che faccio con i miei amichetti, quando di solito alziamo un filo troppo il gomito e poi ci ritroviamo a ballare sui tavoli. Storia vera, per chi purtroppo mi conosce. Ecco, questa andrà raggiunta alle playlist di quelle nottate maledette al 100%. Poi, ultimo, e anzi, mi allontano un pochino, raga, perché c'è un bordello nero e forse manco mi sentite. O proviamo a camminare, allontanarci, proviamo a scappare, che è una delle cose che faccio più spesso ultimamente qua, io scappo. Ultimo Eros, vabbè, un medley incredibile di Eros, hanno cantato anche i Sassi. E poi c'è stata la gag di Eros che ha detto che, cioè, non ho capito se ha fatto finta o no di dimenticarsi il testo, ma boh, momento fico quello lì, poteva crollare tutto improvvisamente, invece no. Lazza, ma non l'ho visto, e andrò a cercarlo, perché Lazza mi sta piacendo un casino in questo festival, e mi stupisce molto invece la scelta di Emma, quindi voglio capire il perché, anzi capire, insomma, vivo anche senza saperlo, però mi incuriosisce, e quindi andrò a capire cosa hanno combinato. Detto ciò, c'è stato un momento di pausa per me, perché arriva quell'attività social di cui vi raccontavo. Perché, sempre per la questione di aver scritto il brano di Giorgia, sono stato invitato a partecipare alla diretta che fa si chiama Estetista Cinica, dalla sua villa. Ho scoperto l'esistenza di questo personaggio incredibile, che ha la potenza di, beh, più o meno, per quanto mi hanno raccontato, fare qualunque cosa al mondo, ma soprattutto in questi giorni di prendersi una villa mega galattica a Sanremo e farci le dirette dentro con le persone più simpatiche che qua saremo poi trovare. Io veramente vi assicuro che se qualcuno di voi avrà mai l'occasione di doverci, anzi dovrà, ma sarà mai obbligato a dover vedere tutte le puntate di Sanremo una dopo l'altra, ecco, la serata più bella e divertente per poterlo fare è nella villa con quei matti di Vera Lab, perché è stata veramente una cosa stupenda, cioè stupenda, è stato divertentissimo, ragazzi.
Andate a cercare un videino che è stato, in cui è stato taggato in Instagram e capirete. Lì ho visto Giorgia ed Elisa che hanno fatto questa lezione di canto magistrale, questa lectio magistralis di canto. Non c'è tanto da aggiungere, se non che oltre a cantare da Dio sono anche così fighe come amiche, cioè così bello vederle e così, per chi ha un animo un po' sensibile, piacevole vedere il manifestarsi di quell'amicizia su un palco così devastante come quello di Sanremo, che soprattutto cantando una canzone in cui una è arrivata prima e l'altra seconda, quindi un gioco d'amiche, riproporre una finale, l'ho trovato emozionante e figo. E poi hanno cantato come cantano loro due ed è stato abbastanza incredibile. Poi siamo andati a cena un po' tardi, un po' molto tardi, e lì c'era un televisorone da cui però ho potuto solo diciamo porgere l'orecchio a quello che stava succedendo in modo un po' distratto. Distrattomi da degli spaghetti alle vongole e da una bottiglia di vermentino. E quindi cosa ho sentito? Ho sentito Levante che cantava Vasco e per un attimo ho avuto molta paura, perché c'è paura, mi è sembrata una scelta veramente difficile, azzardata, e mi ricordo che chiacchierando dicevo: cazzo, quasi Mostro Sacro, quasi più di Battisti, cioè è risaputo che non si fanno cover di Battisti, anche se ora che ci penso mentre ve lo dico, Cosmo ne aveva fatto una fighissima, però Cosmo è Cosmo, ecco, gli altri forse meglio se non le fanno, e dicevo: raga, forse è meglio, meglio non toccare anche Vasco, pericolosissimo, le robe di Vasco sono fighe perché lui è Dio e quindi quando ci va Vasco per fare Vasco. E invece dopo una strofa mi ha convinto, quindi super brava Claudia. E boh, questo è il mio pippozzo su Levante. Temevo che l'avesse cannata, invece secondo me ha fatto una buona scelta. Mentre non penso lo stesso, ma così, proprio a capocchia mia, su Madame, che ha cantato con Izzy De André, e su Seth, che ha fatto quei Bunker, Charlie Falstaff, per più o meno lo stesso motivo, senza adesso fare tante analogie fra De André e i Baustelle, ma non le ho trovate scelte azzeccate per gli artisti. E that's it. Poi magari a qualcuno di voi è piaciuta tantissimo, ma invece a me sono le due che hanno convinto meno, per quanto io sia abbastanza fan di tutto ciò che ha fatto Madame finora e non conoscessi Setu, ma sia convinto che il suo ultimo posto sia del tutto immeritato e che mi piace, mi sembra un mega depressione e mi sta già molto simpatico per questa cosa qua. Però Charlie Fa Surf, non era... amo così tanto quella canzone che non mi ha acchiappato, ecco, lui su quella. Però sti cazzi, comunque questo è quello che pensa il vostro affezionatissimo. Il resto, ragazzi, non l'ho visto e andrò a cercarmelo. E che dire, fare questi report per voi diventa sempre più divertente. Vi mando un grande bacio. Alla prossima!